ragazzi, oggi vedremo il colonnello Ruffs contro tutti quanti gli altri brawler. Iniziamo colonnello contro Colt, ragazzi. Grazie ovviamente al nostro amico Lex. Contro Colt vince il colonnello, ragazzi. Ma quanto è bello, ragazzi, è bellissimo. Mi piace un sacco di carisma. Pareggia con Piper. Ma prima di andare avanti, ragazzi, mi raccomando, lasciate un bel like. Dovete avere 5 secondi per lasciare like a questo video, se anche voi volete colonnello Ruffs quando uscirà. Quindi 5, 4, 3, 2, 1. Spero che avete lasciato like in tempo. Sai che voi volete colonnello Ruffs quando uscirà, ragazzi. Ovviamente vi lascio il canale di Lex, che ha creato questi 1v1 qui sotto in descrizione. Attenzione, perché contro la Bibi da vicino perde. È il momento di Iris. Iris, ragazzi, lo accopperà. Comunque, ragazzi, un attimo, perché io non mi sono reso conto né di quanta vita né di quanto fa danno. Fa 1400 di danno e ha 4200 di vita. Ok, fine. Questo è quanto. Pareggio addirittura. Quindi i colpi sono molto molto veloci in realtà. Ottimo, ragazzi. Non vedo l'ora di vederli in qualche olimpiade. Contro la signorina Ambra perde miseramente. Vediamo adesso colonnello contro Dynamike. Secondo voi quanti anni ha il colonnello Ruffs, che ha vinto contro Dynamike senza beccarsi neppure un hit? Assurda la velocità dei colpi del colonnello. È successa la stessa cosa anche per Tick. Ma una velocità dei colpi assurda, ragazzi. Cioè, si ricarica i colpi e li spara tipo la velocità della luce. Sta laserando gli avversari. È assurdo, è fortissimo, ragazzi. Altro che supporto. Questo ha un danno elevatissimo. Guardatelo, sta laserando tutti. Ma quanto è forte, ragazzi. No, no, no. Hype alle stelle. Non ci credo. Contro Piper. E voglio dire, contro Pam da vicino. No, non muore. Cioè, voglio dire, Pam ha tanta vita, tanto danno da vicino. Qua ci sta che moriva. Ok, contro Gelindo purtroppo muore. Non me l'aspettavo questa sconfitta. Vediamo adesso contro Nita, ragazzi. Nita dalla distanza un po' lontano, un po' vicino, quello giusto, e riesce a farla fuori. Ok, devo dire la verità, finora l'unico che mi ha sorpreso è Gelindo, che è riuscito a vincere contro il colonnello. Vince per un pelo, ma vince il colonnello contro Penny. E qui, ragazzi, lo nerferanno sicuro, sicuramente. È fortissimo, vabbè, va bene, ok, ok. Miele miracoloso, fa il suo dovere, ragazzi. Senza miele avrebbe vinto il colonnello. Oh oh, anche Gelindo nell'1v1 riesce a cavarsela. Vediamo Carl. Carl schiatta, ragazzi. Carl da quella distanza schiatta. Volete vedere? Volete vedere? Pareggio! Pareggio! Lì avrei scommesso tutti quanti i miei soldi che avrebbe perso miseramente. E invece ha pareggiato. Cioè, in realtà, se andiamo a vedere, a 0,25 ha vinto per una frazione di secondo. Comunque non male, signor colonnello. Vediamo adesso contro Mortis. Mortis cosa ha? No, pensavo che Mortis avrebbe avuto la meglio, ma non riesce a ricaricarsi in tempo il proprio colpo. Vediamo, oh, questi ragazzi sono tutti quanti mitici, Contro Tara da vicino non può assolutamente nulla. Vediamo adesso contro Gelindo, ragazzi, il mitico. Ovviamente iscrivetevi al canale adesso se ancora non siete iscritti, perché sono un pazzo, non sarebbe iscritto a questo punto. Vediamo, attenzione, contro Maxine. Perde contro Maxine, ma Maxine ha anche 4 colpi, e stava schiattando malissimo. È assurda, ragazzi, la velocità con il quale spara tutti e tre i colpi. Cioè, io qua già mi immagino che spammeranno i colpi tantissimo. Guardate, cioè, il secondo colpo di Semino non era in aria, che era già morto. È assurdo, ragazzi. Ha una velocità di fuoco davvero pazzesca. Io non vedo l'ora di averlo tra le mie grinfie, ragazzi. Qui credo che adesso vengano tutti i brawler contro cui è un po' debole, ossia quelli che hanno danno altissimo. No, contro Jesse non mi aspettavo una sconfitta. Invece guardate, Jesse perde, ragazzi. Adesso preparatevi una carrellata di sconfitte sicuro, perché io li conosco i video di Lex, e quindi adesso saranno tutte quante sconfitte una dopo l'altra. Vediamo anche contro 8bit. Vabbè, 8bit comunque ha un danno molto molto elevato. Gli bastano 2 colpi, ma comunque toglie tantissimo, ma tanto tanto tanto, perché tutti e tre i colpi vanno a segno con una facilità estrema, estrema, ragazzi.
lui perde perché ovviamente deve ricaricare i colpi dopo il terzo shot. E quindi perde. Ragazzi, non dico che lo shottano, cioè lui ha sciolto alcuni nemici, ma nessuno proprio riesce a cavarsela totalmente contro di lui. Cioè comunque la vita gliela dimezza, se non gliela dimezza quasi, ragazzi. Guardate, tutti in fin di vita dopo che è passato il colonnello. Colonnello contro Brock. Vediamo Brock cosa può contro il colonnello. Non può nulla, ragazzi. Nulla, nulla, nulla. Vediamo adesso contro altri tiratori, in pratica. Tutti dicono che è molto simile a Rico, ma Rico se lo mangia a colazione, ragazzi. Contro Spike da vicino. Vince! Vince contro Spike. È uno dei pochissimi che riesce a vincere contro Spike, perché ha una velocità di fuoco assurda. Vince anche contro quest'altro leggendario, contro il corvo. No, vabbè, ma non ci credo. Contro Sandy, sono i leggendari, ragazzi. Attenzione. Vince anche contro Sandy, ragazzi. È più forte dei leggendari. Solo Ambra è riuscita a farlo fuori. Vediamo i cromatici. Questo cromatico lo fa fuori, ossia energetico, non ha abbastanza energie contro di lui. Abbiamo poi una bellissima e fortissima Colette, che non può nulla. Vabbè, Colette diciamo che non è tra le più forti senza la sua super. Ma adesso vediamo i migliori brawler in assoluto contro Colonnello Ruffs. La prima abbiamo Rosa, che comunque gli ha dimezzato la vita, cioè gli ha dimezzato la vita. Seconda è Jackie, e anche qui gli ha dimezzato la vita. E vi ricordo che Colonnello è uno che spara da lontano, non da vicino, e invece stanno da vicino. Ovviamente anche qui tanta vita e tanto danno, ma gli ha comunque dimezzato la vita. 1400 per 3 fa davvero tanto, tanto, tanto male, ragazzi. Diciamocelo. Ovviamente abbiamo Bull che da vicino scioglie chiunque, ma anche questa volta gli ha dimezzato la vita. Cioè è pazzesca questa cosa. Vabbè, qua 10.000 di vita di partenza, stanno fermi. Mi pare abbastanza ovvio che perda contro uno che c'ha 10.000 di vita. Non lo butti giù praticamente. Ma adesso vediamo qui il suo gadget disponibile. Questo qui, ragazzi, è un gadget iper figo. Ossia fa spawnare 3 sacche di sabbia attorno a sé ognuna, che può proteggere fino a 2000 di danno. Qui in pratica il colonnello ha appena utilizzato il suo gadget. E guardate l'altro colonnello. Non può nulla contro di lui. Guardate quello che succede. Spara. E in pratica la sacchetta ha assorbito i colpi. Ve lo faccio vedere al rallentatore, ragazzi. Guardate quello che succede. Spara e c'è la sacchetta che si prende i danni al posto del colonnello Ruffs, mentre invece i colpi del colonnello vanno oltre la sacchetta. Cioè è uno scudo solo da un lato, cioè il colonnello non può autodistruggersi le sue sacchette, però deve stare fermo in questo punto. E infatti poi uccide il suo avversario. E infine, ragazzi, questo qui, quanto è figo, sarà il nuovo sfondo di Brawl Stars. Cioè non lo so. E secondo me attualmente forse il più bello. È così bello che addirittura lascio solo la mia voce e io scompaio. È troppo bello, cioè questo Bull, quanto è bello questo Bull. Ma lui in questa posa, non lo so, vabbè, io sto svenendo. Se anche a voi piace tanto quanto piace a me, lasciate subito un bel like, iscrivetevi al canale e ci vediamo magari nel prossimo video. Ciao!